Nuovissimo corso sulla normativa italiana BIM con preparazione specifica all'esame di BIM Specialist e possibilità di stage retribuito. Tutti i dettagli all'interno di questo video. Ciao, sono Giada Capodilupo, architetto titolare del centro di formazione Adara Architettura. Insegno a tutti i progettisti come risparmiare tempo attraverso l'apprendimento di competenze altamente richieste nel mondo del lavoro. Iscriviti subito al mio canale per scoprire ogni scorciatoia e diventare ogni giorno più veloce ed efficace. In questa settimana si sta tenendo il lancio del nuovissimo corso Guida ai ruoli BIM, corso che abbiamo già spiegato nel video precedente e che è adatto a tutti coloro che vogliono approfondire, se già la conoscono, o imparare da zero la normativa italiana in materia di BIM e certificarsi per una delle figure BIM, che sia BIM Specialist, Coordinator Manager o CDE Manager. Infatti, il corso, proprio perché tratta tutta la normativa, è valido per tutte le figure BIM. Seguimi quindi fino alla fine di questo video perché ci stanno arrivando tantissime domande e in questo video do risposta a tutte le domande principali, diciamo, che ci sono arrivate. Ma prima vorrei porre l'attenzione sulla realtà lavorativa che c'è dietro alla normativa. Infatti, nella realtà del mondo lavorativo BIM, le cose sono un po' diverse da quelle che ti vengono raccontate nella normativa. Non perché la normativa dica baggianate, è ovvio che la normativa deve definire quali sono le cose da fare e chi deve fare che cosa. Quindi è molto de dettagliata e specifica su quelli che sono i compiti, le competenze e tutto quello che deve fare ogni figura BIM. Nella realtà lavorativa, però, nel mondo reale, questa divisione non è così netta, anzi, spesso magari c'è un'unica figura BIM, responsabile BIM, che si deve occupare di tutto, o comunque se ci sono più figure BIM, magari c'è un BIM manager e ci sono dei BIM specialist, non è detto che magari il BIM manager non si trovi a lavorare anche nella pratica di un software insieme ai BIM specialist. Mi spiego meglio. Laddove mettiamo dovesse sorgere un problema, mettiamo che c'è da modellare una particolare famiglia o un particolare oggetto all'interno del progetto. Ci sono dei BIM manager che magari non lo sanno fare perché sono poco esperti, dei BIM specialist che magari sono poco esperti. O comunque c'è un problema di qualunque tipo, di tipo operativo. Il datore di lavoro, ovviamente, a chi chiederà di fare quella cosa? Al BIM manager o al BIM coordinator? O andrà ad assumere un nuovo BIM specialist per quella cosa in particolare? Allora, è ovvio che all'interno di una realtà lavorativa aziendale, laddove è possibile c'è una divisione dei ruoli, ma laddove sorge un problema, laddove c'è una necessità, laddove c'è un'urgenza, i ruoli vengono a decadere perché la priorità è risolvere un problema, ok? Quindi è vero che sulla carta il BIM coordinator si occupa più di code and model checking con software tipo Navisworks e il BIM manager nella realtà magari non dovrebbe modellare o creare il progetto su un software BIM quale Revit, ma poi, perché in teoria ci dovrebbero pensare i BIM specialist a quest'ultima cosa, ma in realtà poi se c'è un problema, se c'è una difficoltà, se si va di fretta, se c'è una scadenza, se c'è qualcosa da fare, tutti devono saper fare tutto, ok? Almeno per quanto riguarda soprattutto l'utilizzo di un software BIM, che è proprio la base. E non solo, in un mondo ideale in cui i ruoli vengono rispettati perché sono molto definiti e ognuno fa solo quello che compete al proprio ruolo, cosa veramente molto rara, però diciamo che in un mondo ideale questa cosa funziona. Il BIM manager deve dare istruzioni al BIM coordinator che deve coordinare il BIM specialist. Se non sanno usare un software BIM, che istruzioni gli danno? Che direttive gli danno? Ok? Quindi, e alla stessa cosa al contrario, è vero che magari, per esempio, è direttamente responsabile del capitolato informativo piuttosto che della gestione dell'offerta informativa il BIM manager piuttosto che il BIM coordinator, ma comunque i BIM specialist fanno da supporto alla redazione di questi documenti, quindi devono sapere che cavolo ci deve stare dentro questi documenti. Poi magari non ne hanno la responsabilità diretta, ma devono sapere la base al fondo, quindi di che cosa si compongono, che cosa sono, come si relazionano tra di loro e così via.
Quindi vedi come le varie figure, è vero che magari sì, sono definite dalla normativa, ma è vero anche che in realtà le loro competenze si fondono, si intrecciano e si mischiano continuamente. Quindi ecco perché abbiamo creato un corso sulla normativa BIM, così diciamo sostanzioso, che tratta tutte le parti della normativa attualmente pubblicate e proprio ecco perché è valido per tutte le figure, perché tutti devono avere una base di conoscenza comune, cioè tutti devono saper scrivere, ok? Poi magari il BIM manager scriverà solo in stampatello, il BIM coordinator scriverà solo in corsivo e il BIM specialist scriverà solo in stampatello minuscolo. È una metafora ovviamente per dirti che la base di conoscenza deve essere importante e consistente per tutte le figure. Poi ciascuno nella realtà lavorativa in teoria le applica in modo diverso, ma in pratica laddove è necessario bisogna saper poter operare diversamente, ognuno diciamo nei panni dell'altro. Qual è quindi la normativa trattata all'interno del nostro nuovo corso guida ai ruoli BIM? Allora, signori, la normativa è quella italiana. Decreto ministeriale 560 del 2017, aggiornato in tutte le sue varie versioni nel tempo, più tutta la serie normativa UNI 11337, parti attualmente pubblicate. Perché non si tratta anche la normativa internazionale? Perché la normativa italiana si rifà a quella internazionale, non è che si è seduto qualcuno e se l'ha inventata da zero la normativa italiana, ok? La normativa italiana è una traduzione, comunque un sunto, insomma, viene direttamente dalla normativa internazionale e comunitaria. Quindi non è un qualcosa di separato che viaggia per i fatti propri, ok? È semplicemente, diciamo la traduzione, perché poi in realtà non è proprio la traduzione, però diciamo che è la traduzione della normativa internazionale e comunitaria fatta per l'Italia, quindi è comunque uno strumento validissimo. Tra l'altro, le certificazioni BIM sviluppate e prese comunque in Italia sono riconosciute a livello di comunità europea, perché la comunità europea sta comunque producendo una normativa conforme per la quale la certificazione, a prescindere dallo stato in cui diciamo viene presa, è valida per tutta appunto la comunità europea in questione. Tra l'altro, inizia anche a emergere la normativa italiana, mentre prima magari quella di riferimento era più che altro quella inglese, anche quella italiana inizia ad avere, diciamo, il suo peso in Europa, proprio perché è stata fatta con molta attenzione e con un grande livello di dettagli rispetto magari ad altre normative della comunità settorializzate nazionali della comunità europea. Quindi comunque non è una normativina quella italiana, ok? Cioè non è l'ultima arrivata, ha il suo peso, la sua consistenza e comunque la sua validità. Ora, tutto questo, diciamo, è stato fatto e pensato per poterti farti arrivare alla certificazione BIM il più preparato possibile. Ma ti ricordo che la certificazione BIM comunque prevede anche degli standard di accesso, cioè è più un punto di arrivo che non un punto di partenza. Non è che tu non puoi lavorare come BIM specialist, BIM coordinator o BIM manager se non hai la certificazione, cioè non è abilitante come per la professione, non devi aver fatto la laurea in architettura e ingegneria o il diploma di geometra e aver superato l'esame di Stato per poter lavorare. La certificazione BIM è esattamente al contrario, cioè certifica le tue competenze come già se già hai lavorato come BIM specialist, BIM coordinator o BIM manager. Proprio per questo, per accedere alla prova d'esame, bisogna poter dimostrare di avere un'esperienza lavorativa pregressa già in ambito BIM. Poi varia la quantità temporale di esperienza lavorativa che ogni figura deve aver maturato sia in ambito tecnico generale, quindi nell'ambito comunque dell'edilizia, ma sia in ambito specifico della progettazione BIM. Varia la quantità, ma comunque tutti devono avere un'esperienza pregressa. A noi ci chiamano delle persone, cioè io voglio fare la certificazione come BIM manager. Benissimo, ce li hai 5 anni di esperienza lavorativa in ambito generico? No, ce l'hai un anno di esperienza in ambito BIM lavorativo? No. E allora che facciamo? Cioè, nel senso, questi sono i requisiti per accedere alla prova d'esame come BIM specialist. Devi aver già lavorato come BIM specialist. La certificazione, ripeto, non è propedeutica per lavorare, è una certificazione volontaria che ogni candidato fa per essere più concorrenziale a livello lavorativo e lo fa volontariamente.
E sicuramente ti dà più punti in ambito di gare d'appalto, perché nelle gare d'appalto, se dimostri di avere la certificazione come BIN qua o come BIN là, hai una maggiore, prendi un maggiore punteggio, quindi hai una maggiore possibilità di aggiudicarti la gara d'appalto, ok? Però questo è, bisogna dimostrare di avere una esperienza reale in ambito lavorativo, sia generico che specifico nel BIM. A tal proposito, ti voglio mostrare uno stralcio del mio corso su guida ai ruoli BIM, in particolare, diciamo, nella parte della simulazione della prova d'esame, e ti faccio vedere, diciamo, il modulo tipo che bisogna compilare per dimostrare di avere i requisiti per richiedere di prendere la certificazione. E attenzione che tutto quello che dichiari nel modulo può essere soggetto a controlli a campione, quindi non si dichiarano falsità, ok? Si dice per chi si è lavorato, per quali commesse BIM, quali sono gli stati datori di lavoro che possono essere contattati a campione per verificare effettivamente la tua esperienza lavorativa. Quindi guardiamo l'estratto. Nel momento in cui ci si presenta presso un ente certificatore e si richiede di fare l'esame, ti può essere consegnata una scheda similare a questa, in cui ti si chiede di indicare per quale profilo stai richiedendo di fare la certificazione, le tue informazioni personali di identificazione per poterti ovviamente chiamare, l'esperienza professionale, quindi devi dichiarare le tue esperienze professionali perché devono matchare con i prerequisiti per l'esame per il quale stai facendo domanda, e si distingue tra esperienza generica ed esperienza specifica, quindi quella che abbiamo visto per le varie figure. Inoltre, devi dichiarare laddove presenti i progetti sviluppati secondo la metodologia BIM. Quindi questa, vabbè, ovviamente data e firma. Questo è un modulo tipo di quello che ti può essere richiesto dall'ente certificatore da compilare per poter accedere all'esame. Altra domanda che spesso ci viene posta è questa: se per certificarsi come BIM Specialist bisogna conoscere tutte e 3/4 le discipline, architettura, strutture e map. Poi in realtà la normativa contempla anche una quarta disciplina che è quella delle infrastrutture, ma diciamo che le tre principali sono architettura, strutture e map. Allora, no, assolutamente no. La certificazione come BIM Specialist si fa per una delle discipline, ok? O architettura, o struttura, o impianti. C'è anche, ripeto, queste infrastrutture, però diciamo che queste sono le tre principali, ma anche le più ricercate a livello lavorativo, ok? L'infrastruttura, onestamente, non ce l'ho mai avuto il datore di lavoro che mi contatta che dice voglio il BIM specialist esperto in infrastrutture. Al massimo mi chiedono tanto impianti e un po' strutture. Architettura è data proprio per scontata da parte di tutti quanti. E quindi proprio si sceglie la disciplina per la quale si andrà a fare la certificazione, e mentre diciamo la prova teorica, quella con le domande a risposta multipla, è uguale un po' per tutte le figure, la seconda prova, quella pratica, è proprio specifica per la disciplina per la quale si è scelto di sostenere l'esame, ok? Quindi non serve prendere la certificazione BIM Specialist per tutte e tre, sono una fracca di soldi che onestamente non credo sia necessario spendere, ma ne basta una, scegli quale. E vai su quella, non ne devi sapere ai fini della certificazione di tutte e tre. Poi ti dico, sempre perché la realtà lavorativa è ben diversa, che la conoscenza della disciplina architettura è data praticamente per scontata da tutti i datori di lavoro, la conoscenza invece specifica di map e strutture, cioè, è molto richiesta e ci sono poche persone realmente competenti in questi due ambiti, quindi in realtà sono molto richieste queste due figure. Consiglio spassionato, quindi non saltare le tappe. Capisco che il BIM manager è quello magari che viene pagato di più e che ha ruoli di più responsabilità, ma per certificarsi come BIM manager bisogna avere un'importante e già fatta esperienza lavorativa ma manageriale, non come BIM specialist, ok? Pregressa. Quindi parti dalla base, certificati come BIM specialist, che comunque sono richiesti come il pane, ok? In un certo momento sarai più operativo e poi potrai valutare, intanto stai accumulando esperienza lavorativa, potrai valutare di prendere la certificazione come BIM coordinator piuttosto che come BIM manager. Ma inizia dalla base,
Già devi conoscere molto bene un software BIM e tutta la normativa per superare la prova come BIM specialist. Ci vogliamo aggiungere anche software di coordinamento e esperienza manageriale. Poi, per carità, se ce l'hai già, ben vengano le prove superiori. Però, diciamo, se magari parti da zero, direi che non è il caso di mettere troppa carne al fuoco. E anche volessi mettere troppa carne al fuoco a livello di cose da studiare, comunque devi accumulare questa esperienza lavorativa e lo devi fare necessariamente per accedere alla prova d'esame. Ultima domanda a cui voglio rispondere, che ci viene posta perché vedo che c'è un po' di confusione, è la possibilità di stage retribuito che offriamo insieme a questo corso. Allora, proprio ribadiamolo, non è un obbligo, cioè se acquisti il corso non devi fare obbligatoriamente uno stage retribuito, ok? Noi diamo ai nostri corsisti che hanno delle specifiche, diciamo, che hanno già dei prerequisiti adatti, che sono tutti specificati, diamo la possibilità, se lo desiderano, ok, di sostenere un colloquio presso una importante azienda nel settore dell'edilizia e dell'ingegneria distribuita sul territorio italiano, che ha varie sedi sul territorio italiano. Non è garantito il posto come stagista pagato, perché ovviamente bisogna superare un colloquio conoscitivo che l'azienda fa, proprio perché lo stage è pagato, non è che butta dentro gente a casaccio, ok? Quindi ovviamente nel colloquio vieni effettivamente testato sulle tue conoscenze di Revit, perché in questo caso si parla dell'uso di Revit, come software BIM, sulle tue conoscenze di normativa e così via, ok? Se superi il colloquio conoscitivo, l'azienda sarà ben felice di proporti questo stage retribuito e addirittura di proseguire poi la collaborazione lavorativa se all'interno di questi 6 mesi di stage dovessi dare un buon contributo al lavoro dell'azienda. Quindi l'azienda ha tutto l'interesse a tenerti nel suo organico, laddove ovviamente tu dimostrassi di avere le competenze e la voglia soprattutto di metterti in gioco, ok? Quindi, ok, i presupposti ci sono, però tu ci devi mettere del tuo, cioè ovviamente devi arrivare al colloquio preparato e o poi ovviamente devi dimostrare che c'hai voglia di lavorare, ok? Quindi, se no, ovviamente non hanno alcun interesse a prolungare poi il rapporto di lavoro. Detto ciò, rimane comunque una possibilità. Se già lavori per i cavoli tuoi, hai il tuo studio, hai le tue cose, già non è assolutamente obbligatorio lo stage, è una possibilità che noi diamo in più ai nostri corsisti di posizionarsi sul mondo del lavoro, perché tanti magari invece sono in cerca, ok? E questo stage va comunque a concorrere a quell'esperienza lavorativa in ambito BIM che bisogna poter dimostrare per presentarsi all'esame. Ripeto, è una possibilità, non è obbligatoria, puoi fare domanda per il colloquio solo se lo desideri, non è obbligatorio, e anche qui non è garantita l'assunzione, diciamo, nello stage, perché comunque devi superare un colloquio conoscitivo da parte dell'azienda che ha più che interesse a verificare le tue effettive competenze in ambito di Revit, in ambito di normativa. Perché ovviamente lo stage è pagato, quindi, e poi soprattutto hanno interesse comunque a tenere gli elementi validi all'interno dell'organico, pertanto ovviamente non dico che ti fanno le pulci, però insomma comunque sarà un colloquio conoscitivo molto approfondito, ecco, quindi se qualora non ritenessero che le tue competenze fossero sufficientemente valide o arrivasse un candidato più preparato di te, perché magari uno si presenta solo con Revit Architettura e arriva quello che ne sa di architettura, di struttura, di impianti e di normativa, è ovvio che preferiscono una persona più preparata, ok? Quindi noi diamo una possibilità di fare questo colloquio. Il superarlo dipende dalle tue competenze, la volontà di andarci o meno al colloquio dipende da te, ok? Non è assolutamente obbligatorio. Bene, in questo video abbiamo dato un po' di risposta a quelle che sono le domande più frequenti che ci sono arrivate finora. Ti ricordo che siamo in pieno lancio di questo nuovo corso e in occasione del lancio il prezzo è stato veramente stracciatissimo, con mio sommo dispiacere e fortuna per te.
Pertanto, fino al 24 aprile hai la possibilità di accedere ad un prezzo veramente stracciato all'intero corso su tutta la normativa contenente tutte le parti attualmente pubblicate della serie Uni 11337 e in più ti regaliamo, perché te lo stiamo regalando, la preparazione alla prova d'esame come Bean Specialist, che è in omaggio come regalo solo per questo lancio, poi no, poi sarà da pagare a parte, quindi questo lancio veramente è ad un prezzo ridicolo per tutto quello che ti viene dato e ti viene anche omaggiato. Quindi approfittane entro il 24 aprile, dopodiché si chiudono i giochi, il corso rimarrà disponibile ed acquistabile sullo store, dal nostro sito web, ma ovviamente i prezzi cambieranno e ti assicuro che si alzeranno, tutta l'intenzione di alzarli dopo questo lancio. Quindi clicca qui sotto a questo video, trovi un link che ti porta direttamente alla pagina con tutte le informazioni relative a questo corso. Noi ci vediamo dall'altra parte all'interno del nuovo corso Guida ai ruoli BIM con preparazione all'esame di BIM Specialist e possibilità di stage retribuito.